In questo file sono scritte le stesse cose che abbiamo appena detto. La relazione tra il potenziale e l'energia potenziale elettrostatica è identica a quella tra il campo elettrico e la forza elettrica. Infatti, la carica Q immersa nel campo generato dalla sorgente Q grande subisce la forza elettrica. Allo stesso modo, la carica Q immersa nel potenziale V generato dalla sorgente possiede o acquista l'energia potenziale elettrostatica. Il campo elettrico e il potenziale elettrostatico sono generati dalla sorgente ed esistono nello spazio anche se non c'è nessun'altra carica Q piccola a sentirli. Campo elettrico e potenziale si riferiscono alla sola sorgente, invece la forza e l'energia, forza elettrica ed energia potenziale elettrostatica, nascono solo se c'è anche la seconda carica Q minuscolo e sono riferiti alla coppia delle due cariche, cioè alla Q piccolo che subisce la presenza della Q grande. Questa formula rappresenta il potenziale elettrostatico generato nello spazio dalla sorgente Q grande, però attenzione, vale solo se la sorgente Q grande è puntiforme o sferica. Se Q grande fosse per esempio un filo carico oppure una lastra carica, la formula non sarebbe più questa. Infatti c'è scritto attenzione, vale solo per una carica sferica o puntiforme. Inoltre il potenziale elettrostatico ha lo stesso segno della carica che lo genera. Quindi una carica positiva, sempre sferica o puntiforme, genera nello spazio intorno a sé un potenziale di segno positivo. Invece una carica negativa genera un potenziale elettrostatico di segno negativo. In questa tabella sono espressi di nuovo gli stessi concetti. Queste sulla prima riga sono i cosiddetti le grandezze fisiche single generate da una sorgente sola, il campo elettrico e il potenziale elettrostatico. In questo caso, come detto prima, la sorgente deve essere una carica sferica o puntiforme. Nella seconda riga, invece, ci sono le grandezze fisiche che hanno bisogno di due cariche, cioè la forza elettrica e l'energia potenziale elettrostatica. Infatti si vedono le due cariche Q grande e Q piccolo. Quando è che nascono queste due grandezze fisiche? Nascono quando noi abbiamo una seconda carica Q minuscola nello spazio che quindi sente il campo elettrico, e questa formula rappresenta l'interazione fra questa carica Q piccolo e il campo elettrico della carica Q grande, e da questa interazione nasce la forza elettrica sulla carica Q. Poi la carica Q piccolo sente anche il potenziale elettrostatico generato dalla Q grande. Questa è la formula di interazione: la Q piccolo sente il potenziale, eccolo qua, della Q grande, e nasce, cioè acquista, energia potenziale elettrostatica. La prima colonna si riferisce alle grandezze vettoriali. Qui non si vede che sono vettoriali perché ho scritto solo i loro moduli. Volendo scrivere i vettori dobbiamo aggiungere le frecce e il versore radiale R. Il versore radiale sarebbe il vettore unitario di modulo 1. Quindi queste sono le stesse formule del campo e della forza elettrica rese vettoriali. Invece nella colonna di destra ci sono le grandezze fisiche scalari. Infatti il potenziale elettrostatico e l'energia potenziale elettrostatica sono grandezze scalari, non sono vettori, sono dei valori numerici e basta. L'ultima riga quindi la possiamo scrivere come interazione tra la carica e il campo elettrico, eccola, e interazione tra la carica e il potenziale elettrostatico, eccola qui. Infine sono riportate le unità di misura, il campo elettrico Newton su Coulomb, la forza elettrica Newton, l'energia potenziale elettrostatica Joule, e il potenziale elettrostatico si esprime in volt, simbolo V maiuscolo. Il volt è definito come Joule su Coulomb. Infatti immaginiamo di partire dall'energia potenziale elettrostatica e per arrivare al potenziale dobbiamo dividere per Q. È praticamente la formula inversa di questa qui. Quindi dall'energia dividiamo per Q, troviamo il potenziale elettrostatico. Quindi l'unità di misura è il volt, che è Joule su Coulomb.